today. I feel like pleasing you. Domani, venerdì 5 aprile, ci sarà un evento importantissimo alla Darsena del Sale di Cervia. Ho sempre un po' di timore a nominare evento, perché ormai tutto è diventato un evento, è un evento, è un evento. Però è davvero qualcosa di molto particolare, perché sarò con Morgan e Megahertz alla Darsena del Sale di Cervia per un esperimento. Un esperimento che abbiamo già fatto venerdì scorso con Dolce Nera ed è stato un boom incredibile. La Darsena del Sale è il più bel locale, secondo me, della Riviera Romagnola è uno dei più belli in Italia, e in quel contesto, in quella struttura, con quelle luci, con quelle pareti, ascoltare il genio di Morgan, il genio di Megahertz, perché anche Megahertz è un genio, insieme interagiranno su ogni tipo di musica, che può passare da David Bowie a Canzone per te di Serge Endrigo, passando attraverso musica classica. Io racconterò con delle immagini d'archivio, con il mio archivio, con interviste, dei momenti molto particolari di artisti, e loro ne interpreteranno i brani. Non solo, allora non posso dire quello che succederà, perché tutto è imprevedibile, come è stato imprevedibile quando Morgan è venuto da me l'ultima volta al Nuovo Roxy Bar nel 17 gennaio, e insieme a Megahertz, e hanno fatto delle cose fantastiche, fra un po' ne mostrerò una. Quindi ti aspetto domani sera, venerdì 5 aprile, alla Darsena del Sale di Cervia, e sarà una serata magnifica. Potrai cenare prima e poi vedere lo spettacolo dopo, oppure vedere solo lo spettacolo, come vuoi, però staremo insieme e sarà fantastico. Io sarò lì dal pomeriggio, anche Megahertz, facciamo tutte le prove, riprenderemo la serata, quindi sarà qualcosa davvero di fantastico. E ti lascio con un momento di quando Morgan e Megahertz sono venuti al Roxy Bar e al Nuovo Roxy Bar, e hanno fatto, improvvisato, creato sulla Fuga di Bach. Questo è, ritengo, qualcosa di speciale che ho documentato. Ci vediamo domani sera, Darsena del Sale di Cervia, ti aspetto.
dice, no? Quando è tutta una cosa minore, piccarda, finisce con il maggiore, ti dà questo senso di la nota piccarda. La... Si faceva all'epoca, nella musica barocca si faceva spesso, credo anche altri la facevano, perché è tutto un pezzo minore, no? Però non c'è nell'originale, perché nell'originale Bach finisce in re minore. Questo, assolutamente, perché è proprio pesante la finale di Bach. No. Forse solo una volta in questi passaggi qua finisce, per quello lì mi ricordo che è completamente... Cioè...